Questi se non li fermiamo ogni momento stanno sempre, loro applaudono col tamburo, una cosa assurda, proprio io adesso me lo sogno la notte. Allora, è partito questo video che volevo annunciare perché era collegato a tutto quello che stavamo dicendo. C'era il nostro pittore logorroico, che conoscete dall'anno scorso, Tony Angelone, esperienze psichiatriche, di lungodegenza, di elettroshock, e c'era sua sorella Tonia Angelone, che abbiamo conosciuto un paio di puntate fa, e hanno fatto un'intervista doppia faccia a faccia, quindi ognuno ha raccontato dell'altro, ne sono venute fuori delle altre. Questo per noi è un percorso interessante, se ve lo andate a rivedere su YouTube dall'anno scorso a quest'anno, anche l'evoluzione che c'è stata nell'usare il video. Il video che diventa in qualche modo anche un modo per uscire fuori, per l'inclusione sociale, culturale, e questo sarà un tema che adesso fra poco affronteremo anche meglio con i nostri amici di Paliano, che ci presenteranno un'iniziativa che al suo secondo anno è diventata sempre più interessante e più bella. Quindi il video, il giocare, che diventa appunto anche un'occasione per superare lo stigma psichiatrico. Ma prima ancora siamo qua intorno adesso per la rubrica del nostro Coffee. Ma che ce l'abbiamo la sigla di Coffee? Non ce l'avete vero in regia? La sigla? Ce l'avete pure la sigla dell'Africa? Sì? C'è? Basue. Basta! Oh, tranquilli. Ma mettetegli una maglietta addosso a questi, non so perché sono arrivati in queste condizioni. Vabbè. Qui c'è il nostro amico Coffee, ecco, non ti vedo da un po' di tempo, infatti ripresentati. Ah, il microfono che l'avete dato, eh? Allora, mi chiamo Coffee, è la terza volta che vengo qua. Anche lei, anche tu della cooperativa Matrioska, vero? Sì, certo, sono un collaboratore della cooperativa Matrioska e vengo dal Togo e anche i miei amici, loro dicono il loro nome. James Laurent Oyeye. Ok. Loro sono artisti e io sono collaboratore di cooperativa Matrioska. E sono veramente felice di essere ancora di nuovo qua oggi. Allora, ci devi raccontare un po' di cose dell'Africa ancora oggi. Non mi guardare a me, guarda la telecamera. Sì. Eppure dici che sei di Matrioska, ancora non hai capito che devi guardare dentro quell'occhio, non dentro l'occhio mio. Allora, qui adesso per aiutarti ci sono i nostri soci, tuoi colleghi di Matrioska, che ti devono fare delle domande. Curiosi. Non mi guardare a me, guarda avanti. Non è possibile andare avanti in questa maniera. Ecco, c'è Misha lì, guarda. Okay. Te, tienilo fermo. Allora. Coffee? Vuoi fare una domanda? Sì. Dell'Africa? Sì. Allora, se il popolo africano, cosa rischia il popolo africano di andare in giro? Può essere aggredito da animali pericolosi? Per quali percentuali c'è il rischio? E si può fare una passeggiata nel deserto in qualsiasi ora o no? Allora, da ricordarci che l'Africa non è un paese, è tutto un continente e che ci sono varie zone, varie regioni dove uno si può andare in giro liberamente, ma allo stesso momento ci sono dei posti pericolosi, ci sono delle grandi foreste dove non si può entrare. E lì ci sono effettivamente
degli animali che aggrediscono. Quindi bisogna essere attento per non andare nelle zone dove si può essere aggredito. E poi da ricordare anche che queste zone sono protette, quindi c'è una certa di sicurezza e quindi non si può essere aggredito a qualsiasi posto, a qualsiasi momento. È peggio qui a Roma che insomma ti aggrediscono gli altri animali, insomma, quelli umani. È più facile che ti aggrediscono qui a Roma che da voi. Certo, certo. C'è una certa sicurezza. Cerca di essere subito sicuro. Dai, sì. Un'altra domanda ci sono, dai, se avete curiosità sull'Africa. Eccoci. Che? Ma perché siete neri? Questa domanda è bella. Oh. Siamo neri, è la legge della natura. Che non siete c'è sempre una... arrabbiati? No, assolutamente no. Anche voi tra di voi italiani, europei, non avete... Cioè, la stessa pelle, varia da una regione a un'altra. Attento al microfono. Quindi è la natura che agisce sulla pelle, sulla vita umana, qui non c'è spiegazione. Vabbè, troppo sole, insomma. Un'altra domanda, troppo sole, è la natura, sì. Forza. Che grazie. Valore si dà alla pittura in Africa? Ma la pittura è tutto come qua in Italia, ci sono... Che tipo di pittura? Mamma mia, forza, una domanda... Questo non è preparato, professore, poi facciamo dipingere, fare... Dipingere, ma dipingere tutto come qua rappresenta la cultura del paese, la tradizione del paese, e parla anche della storia, della vita quotidiana, di un po' di tutto. Quindi la pittura rappresenta qualcosa di importante nella vita umana, non soltanto in Africa. Lei improvvisa un po' troppo. Allora... Prendo proprio perché mi sembra sempre che sono risposte un po' evasive. L'altra volta ci ha parlato dei matrimoni, sì. Dei matrimoni, tutto quanto, quello che si fa il primo, il secondo, il terzo. Adesso qui abbiamo, se ho capito bene, un'esperta anche di matrimoni, dice matrimoni misti. Qui abbiamo Sabrina, come si chiamava, di cognome? Sabrina, dico subito. Sì, chi lo sa prima, te o Jacobucci. Jacobucci, sì. Associazione Africa Italiani e... Afro-italiani, afro-italiane. Afro-italiane, tutto italiani, così. Italiani, barretta e... Barretta, la barretta come si dice non si sa. Sì. Allora, guardi quella lì, okay. Che fate voi? Dice che vi congiungete fra africani e italiani. Sì, noi siamo, io sono la presidente, nonché la cofondatrice di un'associazione che riunisce famiglie miste. Che vuol dire famiglie miste? Famiglie miste dove un componente, diciamo nel caso dei matrimoni misti, in cui uno dei due membri del matrimonio, lo sposo o la sposa, sono neri e l'altro è bianco. Ma famiglia mista può anche voler dire una famiglia in cui entrambi i genitori sono bianchi, ma i figli sono neri in quanto sono stati adottati sia a livello internazionale che a livello che adottati in Italia. Infatti noi riuniamo famiglie miste in cui i bambini condividono la specificità di essere neri e italiani, neri o neri con due genitori neri o con un genitore nero e uno bianco. Ah, e che fate? Noi facciamo dei gruppi di incontro per i bambini e per i loro genitori, dei gruppi di auto mutuo aiuto per i genitori e per i bambini uno spazio in cui possono giocare e condividere questa loro ricchezza ed essere per una volta non una componente minoritaria del loro contesto, perché spesso i bambini che crescono neri in una società a maggioranza bianca sono gli unici nella loro classe o anche, non lo so, nella loro parrocchia o a volte anche gli unici nella loro famiglia, come nel caso dei bambini provenienti da adozioni internazionali. O anche nel caso di famiglie miste, dove per esempio la famiglia si è divorziata, separata e il bambino cresce con solamente il genitore bianco. E i bambini stanno insieme, giocano con l'ausilio anche di mediatori culturali che diciamo portano loro tradizioni e culture di alcuni dei paesi di provenienza del loro genitore biologico o comunque del loro genitore nero, ma non solo, perché i nostri figli non hanno la stessa origine chiaramente, ma e condividono la stessa cultura che è quella italiana, perché nascono e crescono in Italia e condividono l'etnicità, cioè l'essere nero in una società appunto a maggioranza bianca che spesso non valorizza questa loro... Insomma, è un problema così grosso quindi questa storia del nero e del bianco ancora oggi? Non è un problema, ma è una questione, diciamo così, perché spesso diciamo la società non è totalmente preparata a vedere questo come una ricchezza, una cosa in più. E quando parliamo di società, in particolare parlando di bambini,
parliamo anche a volte di scuole. I nostri figli, noi nella nostra associazione anche cerchiamo di fare attività di sensibilizzare al diritto di ogni bambino di vedersi rappresentato nel materiale ludico e didattico, quindi di vedere la persona nera, il bambino nero, o comunque le persone nere in posizioni di autorità, o di avere immagini di persone nere nelle scuole, che non siano solamente l'immagine, diciamo così, stereotipata o per esempio dell'Africa vista come un paese dove c'è povertà, eccetera. No, ci sono anche scienziati neri, letterati o comunque persone importanti come, non lo so, Obama, eccetera, che vanno rappresentate, e quei nostri figli devono ispirarsi come modelli di riferimento di ruolo. Dice i nostri figli, perché ha un bambino nero? Io ho due figlie miste. Miste? Sì. Crema miste. E cacao. Questo piace, sì. Così. Mi diceva che c'era un'altra domanda a Coffi? Quindi mi schiamo Olga, sì. Come in Africa dormono le persone? Come dormono in Africa le persone? Sì. Un'altra domanda. Come dormite in Africa? Ah, come dormono e come dormite? C'è una differenza forse, Prima di tutto abbiamo delle case come qua in Europa o in Italia. Quindi dormiamo come voi anche. Sulla rete però. Ma certo, abbiamo senza materasso. Sì, rete e materasso. Dico bene tutto. Lenzuola, coperte. Lenzuola, coperte, cucino, materassi, tutto quello tutto che voi immaginate. Qui dormiamo esattamente. Ma dicono come che siete selvaggi, dicono. No, non esiste più. Non sono più selvaggi? No. E perché questi sono venuti vestiti in questa maniera allora? È la loro, cioè è la maniera di vestirsi. In ma questa propria occasione. Io quando faccio la doccia vado in giro così per casa. Eh sì, però qui non siamo in giro. Qui non siamo in giro? No, siamo nello studio. Hai quindi capito che qui attraverso lo specchio si certo può vestire come pare, sennò qui c'è gente che dovrebbe essere è una subito maniera di dimostrare come noi ci comportiamo durante una festa di genere. Ah, sì. Festa di genere. Di genere, qua diciamo in qualche modo festeggiando, dimostrando quello che facciamo. E come noi ci comportiamo in Africa durante come si chiama, le cerimonie culturali, eccetera, eccetera. Okay. Quindi, ecco, il tantam. Tantam, questo si chiama. Tantam, sì. Ho capito. Voi misti, come dormite? Non so. Quando mischiati, si sveglia un africano, un'africana con un italiano italiano, sempre mischiati. Mischiati. Sì, sì, uno sopra l'altro. Poi una cosa, uno sopra l'altro. Accanto, dipende. Tutto quanto così va. Allora,